però ho l'impressione che è successa una cosa spiacevole, cioè che abbia soltanto la mano destra e la e per qualche motivo questa è una configurazione della tastiera, è un di notazione, c'è soltanto sì, infatti c'è soltanto la mano destra purtroppo, perché la tastiera mi sono dimenticato di mettere in modalità che facesse in modalità registrazione media anche per quanto riguarda l'accompagnamento. Se fosse riusciti a se si fosse configurato bene la tastiera e l'editor per far uscire tutti gli eventi e fare registrare tutti quanti, avremmo finito l'accompagnamento completo. Diamo una cosa leggermente diversa, importiamo questo momento un file MIDI vediamo una cosa abbastanza carina che può servire in molte occasioni pratiche. Qui vediamo qui vediamo una traccia di batteria di percussioni. Vedete che la parte sinistra è cambiata e qui invece dei tamburi che dicono la nota abbiamo semplicemente il gesto della l'indicazione della nota percussiva, perché ben sapendo le note percussive di solito non hanno una durata molto lunga, quindi non c'è quasi bisogno di specificare la lunghezza di nota. Una cosa molto carina che vogliamo fare è questa. Ora volevo provare a listare una traccia già fatta, una traccia mia su un file MIDI già fatto, però questo file ha una piccola proprietà, questa traccia parte praticamente solo se, e non c'è praticamente batteria e bisogna creare una specie di click. Allora si fa, ora siccome creare un click per un pezzo di 150 misure è una cosa abbastanza noiosa, si fa una cosa di questo genere: torniamo nell'editor dei matrici percussioni e facciamo una cosa, creiamo una battuta di percussioni, quindi abbiamo Bastrano, abbiamo la cassa, però va disegnata, se no non lo vedo mai. Quantizziamo a quarti, la quantizzazione è una cosa piuttosto importante. Che cos'è la quantizzazione? La quantizzazione vuol dire adattare i limiti della nota esattamente, per esempio, tipo ogni quarto, oppure ogni ottavo, oppure ogni in divisioni fissate, in modo tale da rendere le note, l'inizio delle note precise. Questo per evitare che per poter correggere una registrazione in cui magari qualche nota sarà anticipata, qualche nota sarà ritardata, e stare via a aggiustare tutte col bilancino è una perdita di tempo e fatica. Invece con la quantizzazione quantizzano tutte queste note e queste note vengono riadduzzate come tempo. C'è ovviamente il problema che in questo modo il pezzo risulterebbe troppo meccanico, e allora certi sequencer MIDI hanno anche una funzione human in cui praticamente la quantizzazione non è fatta proprio al millesimo, ma viene spostata leggermente in modo tale appunto da dare una sensazione un po' più umana al pezzo. Ma torniamo a noi. Allora, acoustic bus, facciamo un clip molto semplice composto da una cassa e quattro side stick. Ovviamente non faremo mille battute di questa roba, ma facciamo una cosa carina, ossia
No, allora però è più comodo fare così. Togliamo direttamente, creiamo il segmento. Farlo sul segmento di esistente è più problematico. Appena detto una serie di opzioni e facciamo questa ne abbiamo fatto una battuta. A questo punto questa battuta semplicemente la mandiamo in ripetizione. Come si fa? Si clicca qua, c'è scritto ripeti, facciamo la ripetizione della la ripetizione. In questo caso, in questo modo, lo sgarden sa che questa battuta va ripetuta n volte. Però c'è un piccolo problema, che queste ripetizioni non sono state salvate come eventi. Quindi, se noi adesso salvassimo il file, tutte le ripetizioni sarebbero perse. Andiamo al segmento, c'è la funzione trasforma ripetizioni in copie e vediamo che adesso in poi, da qui fino all'eternità, tutte le battute saranno fatte di questi quattro quarti. Cancelliamo la traccia che andiamo a sovrascrivere, diciamo di voler registrare questa traccia. Simplus 2 no, mi non piace, invece la voglio cambiare. No, non era questo, però non è una traccia di basso. C'è un po' di c'è una certa discrasia fra la descrizione della. Ok. Niente, Simglass. Diciamo di registrare soltanto qui. E cambiamo il timbro in uno che mi piace, che è Build for Good. È questo. No, ho sbagliato. Dovrebbe funzionare, speriamo. Ha voluto finire. Beh, ok, avrei praticamente finito.